Vice Sindaco, ci siamo, una decina di giorni e verrà smaltito l'amianto dell'ex deposito Enel e in più verrà demolita tutta la struttura. Una Teramo che cambia, un progetto che finalmente trova realizzazione. Sì, è un progetto che ovviamente trova realizzazione, così come ha detto lei, ma non solo quello, è un progetto che abbiamo portato a termine in un periodo in cui abbiamo convissuto con un'epidemia che ci ha veramente modificato e stravolto la vita. Si pensava che in quel periodo probabilmente gli uffici e l'amministrazione stesse un attimino solamente pensando al problema sanitario, in realtà i nostri dipendenti stavano lavorando anche per altre tipologie, per la soluzione di altri problemi. Questo della CONA, della delocalizzazione della centrale Enel, è uno degli aspetti più importanti, non solo sotto il profilo dell'inquinamento dell'elettromagnetismo, ma anche sotto un profilo sanitario, urbanistico. Di tutto, questo quartiere si è sempre caratterizzato per la presenza di questa centrale. Dovremmo iniziare a pensare da qui a qualche mese di ricordare la presenza di queste strutture, di questi tralicci metallici, ma di cominciare veramente a rivivere un quartiere sotto tutti altri aspetti della vivibilità, della qualità dell'aria, del mancato inquinamento e così via. Arrivare a questo smantellamento è stato piuttosto difficile. Sì, perché in effetti c'è stato alla base un accordo tra il comune e distribuzione e altre società satelliti dell'Enel. E infatti qui abbiamo dovuto dapprima ricomperare l'area, acquisire l'area e successivamente, adesso tramite la demolizione del capannone, la renderemo libera per poi cederla a E-Distribuzione che provvederà alla costruzione della nuova cabina. Successivamente E-Distribuzione demolirà, smantellerà la vecchia cabina di trasformazione e ci cederà l'area. Nel frattempo che avverrà tutto questo, noi provvederemo alla progettazione della nuova piazza e tutto il procedimento dovrebbe praticamente concludersi da cronoprogramma e noi speriamo di rispettarlo ad agosto 2022. La fase conclusiva è quella della bonifica dell'area dove attualmente insiste la centrale, con la definitiva realizzazione di un'area pubblica, di un verde pubblico attrezzato, e quindi l'atto definitivo di permuta con l'Enel, quindi l'Enel diverrà proprietaria dell'area dove è stata realizzata la nuova centrale e il comune sarà proprietario dell'area adibita a giardino ad uso pubblico, insomma, ecco, questa è la fase conclusiva.